Amici di Sesta Rete, benvenuti ad un nuovo appuntamento della rubrica Lo chiedo al dottore. Ancora insieme a noi la dottoressa Maria Roccaro, primario dell'unità funzionale di nefrologia del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, conosciuta a Catania come ex clinica Motta, e direttore sanitario dell'ambulatorio di emodialisi. Grazie dottoressa per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Grazie a voi. Io le vorrei chiedere subito quali sono i principali pazienti che vengono nel suo studio. C'è una casistica molto disparata. Normalmente i pazienti diabetici, i pazienti ipertesi sono quelli che più vanno incontro a problematiche renali. L'insufficienza renale infatti è costituita da 5 stadi, dove lo stadio primo in realtà è rappresentato da una normofunzione renale con fattori di rischio associati. E i fattori di rischio associati sono legati appunto alla nefropatia diabetica e all'ipertensione. Ci sono due patologie che vanno strettamente attenzionate. E per cui è importante anche per chi comunque in apparenza ha una normofunzione renale andare a monitorizzare questo tipo di patologie. E a proposito di pazienti, cominciamo a rispondere ad alcune delle domande che sono giunte al nostro indirizzo email. Mario da Paternò ci scrive che la mamma fa dialisi e si chiedeva se fosse una cosa congenita e che tipo di esami diagnostici deve fare. Diciamo, ci sono tanti motivi per cui si va incontro al trattamento sostitutivo emodialitico, come abbiamo detto nelle scorse puntate. Ci sono delle patologie renali, sì, che possono avere una ereditarietà, una familiarità. Per esempio, una tra queste è la patologia renale policistica. Ci sono diverse forme di patologia renale policistica e una di queste forme, appunto, è ereditaria. E poi ci sono altre situazioni sempre legate a problematiche morfologiche, di anomalie morfologiche renali. Gli esami da fare, lo sottolineo, sono esami molto semplici, quindi un dosaggio della creatinina sierica, un dosaggio dell'azoto sierico, quindi la cosiddetta azotemia, e poi anche una raccolta nelle 24 ore delle urine per clearance della creatinina e proteinuria. È un semplice esame chimico-fisico delle urine. Già da lì possiamo comprendere se c'è un inizio anche di insufficienza renale. Un'altra signora, Maria da Catania, ci scrive invece che ha assunto una terapia antidolorifica, però ha notato una riduzione della diuresi e quindi urina meno e chiede come mai le sia successo questo. Allora, questa domanda è molto interessante perché in realtà potrebbe sottendere anche uno screzio, anche una piccola problematica renale, quindi la signora si deve controllare, è importante che si controlli attraverso esami, appunto, gli esami del sangue e delle urine. È importante sottolineare che per chi ha un'insufficienza renale, anche ad uno stadio iniziale, bisogna particolarmente attenzionare l'utilizzo di ogni farmaco. I farmaci vanno sempre attenzionati, però in particolar modo per chi ha problemi renali. Certo, chi non lo sa è ovvio che può essere là appunto un campanello d'allarme e capire proprio dall'utilizzo del farmaco che c'è una situazione renale. I farmaci che in assoluto i farmaci in assoluto che più danneggiano i reni sono gli antidolorifici, i cosiddetti FANS e delle categorie particolari di antibiotici, per cui è fondamentale attenzionare e stare veramente sempre allerta sull'utilizzo del farmaco. Per chi, ripeto, sa di avere un'insufficienza renale, ancora di più deve tenere sotto controllo. Tutti i pazienti che seguo personalmente sono altamente sollecitati dalla sottoscritta nel chiamarmi prima di assumere un farmaco nuovo, perché anche un farmaco nuovo per uno stadio iniziale di insufficienza renale può determinare un peggioramento repentino della funzione renale, quindi si può passare da uno stadio 2 che è iniziale a uno stadio 5 quasi dialitico. Ho pazienti che hanno iniziato il trattamento sostitutivo, quindi la dialisi, per uso così allegro, tra virgolette, di farmaci, quindi è importante, molto importante. Ringraziamo la dottoressa Maria Roccaro per essere stata ancora una volta il nostro
nostra compagnia. Vi ricordo che poter prendere un appuntamento al suo studio è facile, basta chiamare il 346-66-91158 e lo studio si trova in Viale Africa 170, interno C, mentre voi potete scriverci a info@sestarete.com oppure direttamente a mariaroccaro@yahoo.it. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi.